Zar, le è piaciuto questo campo basso? Beh, per quello che ho visto, insomma, diciamo che si vede che è una squadra costruita abbastanza bene, però un po' macchinosa perché c'è gente anche di peso che ha bisogno di lavorare. Non so da quanti giorni si allenano, però credo che insomma stiano costruendo una buona squadra. Chi l'ha costruita? Minadeo, questa squadra. È una collaborazione tra Minadeo, Barometro, Progna, insomma ci sono un po' di... tanti cervelloni allora. Un po' di ex campobasso. Gli auguro tutte le migliori fortune. Zar, il suo futuro invece? Niente, sono in attesa adesso di vedere delle cose che speriamo di avere delle conferme per la prossima settimana. Però sto facendo un po' di, sicuramente farò un po' di calcio giovanile vicino a Bari, adesso vediamo se si dovesse concretizzare, insomma. Quando pensa a Campobasso, nelle sue diverse vite da tesserato rossoblu, che ricordi ha? Sono ricordi belli che poi alla fine ero, tra virgolette, stavo al termine, insomma, alla fine della carriera. È stata una bella esperienza. Ho sempre detto e ribadito, e lo ridico, se avessi potuto magari avrei giocato molto prima, insomma. Che è una piazza che piace, una piazza che si fa sentire, avrei dato sicuramente il massimo per quella piazza. A distanza di 20 anni la situazione non è cambiata, i problemi sono rimasti gli stessi, soprattutto di natura economica. Ora è arrivato Circelli da San Bartolomeo in Galdo e quindi tutta la piazza confida in lui. Circelli da San Bartolomeo? Circelli. Ha preso il campo basso? Ha preso il campo basso, sì. Circelli è l'attuale patron del San Bartolomeo in Galdo, pare abbia una cordata inglese alle sue spalle. Ho capito. Se non altro ha evitato il sesto fallimento in 20 anni. Però ho visto una cosa particolare in tribuna, evidentemente ho collegato un pochettino, perché questo qui ha tanti interessi anche a livello di autobus, non so, di tutte queste storie qui. Sicuramente saranno in mezzo loro, ho capito comunque. Mi fa piacere perché so che è una persona molto, molto importante, insomma, una persona che sicuramente può fare del bene. Speriamo che faccia crescere questa società e la porti a livelli che gli competono, insomma. Chiudiamo con una battuta sul Bari. Com'è la situazione? Il Bari purtroppo è una tragedia, insomma. Arrivare a quei livelli lì negli ultimi anni sono successe delle catastrofi, insomma. Dal calcio scommesse al fallimento, e si poteva evitare il tutto, sia il calcio scommesse che il fallimento, però evidentemente qualcuno ha fatto finta di non esserci, ha fatto l'ingenuo e adesso siamo arrivati a questi livelli. Però allo stesso tempo nel male è arrivata una persona che ha preso il Bari, che si chiama De Laurentiis, e mi auguro che insomma nel giro di pochissimi anni possa far riprendere quelle quotazioni a quella società che ha un bacino d'utenza impressionante ed è una città molto bella che ha bisogno di giocare a livelli altissimi. Senta, lei ormai ha i capelli grigi, ne avrà viste tantissime in vita sua. Un presidente di A può gestire, anche, può gestire anche un club in interregionale? Bah, sicuramente è giusto che ciò accade. Sì, però uno che ha tanta potenza sicuramente ha delle persone addentrate, ha delle delega gente competente per questi livelli, insomma. Perché poi alla fine di tutto il fagiolo sono i soldi, lui ce li ha, li mette ed è giusto che poi scelga anche le persone, insomma.